and try again. Valentina con il terzo appuntamento del magazine di Pianeta Giovani. In questa puntata parleremo di letteratura sonora, Croc, Cremona Rock Festival, Street Inn, Corpo di Bacco, ovvero il teatro come arte dei corpi, e il progetto Brasile. Ma partiamo subito con la prima notizia, cioè letteratura sonora. Dopo la prestigiosa collaborazione della scorsa edizione con l'illustre casa editrice romana Minimum Fax, grazie alla quale si sono ospitate le presentazioni degli ultimi lavori di Carlo D'Amicis, Veronica Raimo, Paolo Cognetti e Fabio Stassi, per il 2009 si è lavorato per un ulteriore rinnovamento per letteratura sonora, rassegna letteraria dedicata all'editoria indipendente. Vista la connotazione del percorso, si è infatti deciso di dedicare ogni edizione ad una casa editrice italiana meritevole di attenzione per il suo operato nella divulgazione di autori giovani e di talento. È quindi risultato naturale proseguire con la seconda edizione dedicata alla torinese Scrittura Pura, www.scritturapura.it, una delle migliori realtà editoriali della penisola. La rassegna si è svolta tra domenica 17 maggio al Chocolat Café, Galleria 25 Aprile, ovviamente a Cremona, in cui Sergio Ponchione ha presentato Impronte Maltesi con il moderatore Giovanni Bodini. In questo libro è una sorta di greatest hits, diciamo, di tutte storie brevi apparse lì, e che sono state raccolte in tre grossi blocchi, diciamo. Io ho sfruttato questo personaggio che c'è in copertina, che si chiama L'Impronta, è una specie di parodia dei supereroi neri, così, degli eroi neri italiani, da Diabolik, Criminal, Satani. Io mi sono inventato questo personaggio che questo bizzarro costume, questo indice alzato con così, l'impronta digitale, che dà questo senso di vertigine facciale, quasi di paranoia così, visiva. Che ha un super potere, vabbè, se poi leggete il racconto lo scoprirete voi. Triste Allegro era un numero del Maltese diviso in due parti, in cui metà dei racconti erano di humor triste e metà dei racconti erano allegri. Io ho usato due gemelli siamesi, magari si vuoi farla vedere, così. Due gemelli realmente esistiti che si chiamavano Chang e Eng, e si esibivano nel circo Barnum a inizio secolo, ed erano perfetti, l'ho fatto uno, però gli ho modificato la faccia, e uno è diventato triste, uno è diventato allegro, così è diventato un testimonial. E domenica 24 maggio a Rio Bar e La Azienda, in Piazza della Pace, con Antonio José Gomes Fournier ha presentato Lusitania Express, 20 storie per un film portoghese, con il moderatore Carmine Caletti. Il percorso è stato realizzato in collaborazione con Scrittura Pura, Andrea Cisi, Libreria del Convegno, Chocolat Café, l'Ex Wine Bar, Rio Bar e La Azienda. Vediamo com'è andato. Qual è il tuo ruolo a livello di regia, per usare un termine cinematografico? Grazie dell'invito di essere qui. Grazie a te. Non so se parlo troppo basso. Penso che si senta, si sente? Sì, io come lavoro di regista ho cercato di scegliere gli attori. Gli attori sono scrittori, l'ultima generazione di scrittori, generazione letteraria di scrittori portoghesi, la cosiddetta generazione degli anni 90, che è una generazione particolare che ha rinnovato molto il linguaggio letterario. C'è in qualche modo una sfida alla letteratura portoghese, che è quella di raccontare il presente, che è più difficile. E anche qui l'idea di confine, perché il presente è qualcosa, è un confine molto labile, in modo che uno non sa cosa c'è dopo, uno fa a meno del passato e cosa succede. La letteratura perde un po', in un certo momento, una certa aura di prestigio, e si lascia contaminare dai linguaggi quotidiani, soprattutto dei giovani, sì. linguaggi che al solito non facevano parte del bagaglio culturale letterario portoghese.
E passiamo alla 10ª edizione del CROC, Cremona Rock Festival, che giunge a conclusione della ricca stagione del Centro Musica Il Cascinetto e di Cantiere Sonoro 2009, inserendosi con il neonato Pim Pum Pam Festival nel progetto regionale Pianeta Giovani, Creatività ed Opportunità. È grazie alla costanza e alla credibilità che CROC Festival si è guadagnato negli anni che si sono ospitati artisti di livello nazionale e internazionale come Caparezza, Baustelle, Linea 77, After Hours, Max Gazzè, Roy Paci e gli Aretusca, Marlene Kunz, Reggae National Ticket, Cristina Donà, Timoria, Tre Allegri Ragazzi Morti e molti altri. Come sempre l'intento è quello di proporre nuovi spunti culturali ed espressivi ai giovani, tratto ormai denominante per una delle manifestazioni più importanti della stagione estiva cremonese. Il CROC si è svolto sabato 13 giugno 2009 all'Arena Giardino in Viale Po a Cremona per un'intera giornata di musica e cultura, dal mattino dalle ore 9 alle ore 14 con la Festa della Musica Studentesca, organizzata in collaborazione con la Consulta degli studenti e delle studentesse della città di Cremona. Per l'edizione del decennale si è operato per la ricerca di una proposta di maggior valore e gradimento. Attraverso il sondaggio online CROC Decidi Tu sul sito www.centromusicacremona.it, dove è stata data la possibilità a tutti i giovani della città di esprimere un giudizio di genere per il cartellone del Festival 2009. Il risultato ha decretato la preferenza per una delle rock band più importanti della penisola, reduci dal Festival di Sanremo del 2009, dove hanno ricevuto il premio della critica, sono tornati a calcare il palco cremonese i milanesi After Hours. Sempre dal sondaggio sono i risultati vincitori della sezione emergenti locali, i cremonesi Night in Paris, che hanno aperto il concerto dei rocker meneghini. A loro si sono poi aggiunti i Sidroger, che hanno vinto anche il successivo contest CROC Decidi Tu Ancora, attivato sempre sul forum del Centro Musica Il Cascinetto, in collaborazione con Cremona Pallosa, media partner dell'evento. Ricordiamo che la manifestazione è in collaborazione con il Festival di Mezz'estate. All'interno della serata sono stati proiettati contenuti video legati al percorso Sette Note del circuito di espressività giovanile attraverso arte e la giornata è stata trasmessa in diretta streaming dalla web TV del Centro Musica Il Cascinetto e dal partner milanese C6 TV.